Allora, ciao a tutte, benvenute. Cominciamo con questa prova di pesto al mortaio, come dicevamo, valida per la partecipazione al campionato del mondo di pesto, quindi chi vorrà, fra 2 anni la vincitrice potrà partecipare alla finale del campionato del mondo. Bene, 7 ingredienti, sì. Basilico genovese DOP. Poi abbiamo l'aglio di Vessalico, qui in Liguria, il parmigiano, il pecorino, i pinoli, il sale e l'olio extravergine di Liguria. Ok, quindi partiamo. Questo è uno dei modi per fare il pesto al mortaio, ma non è detto che sia l'unico, Togliamo la camicia, perfetto. No, è bellissima. Ma gli togli anche l'anima per renderlo più leggero o no? Questo qui è un aglio che ha pochissima anima ed è la sua caratteristica è proprio quella di essere digeribilissimo perché non ha praticamente anima. E quindi non gliela togli. Quindi non c'è nulla da togliere. Perché uno dei problemi più ricorrenti del pesto è che è un po' troppo tagliato. È vero, diciamo che è una caratteristica proprio del nostro. Quindi ragazze, occhio alla quantità, Allora, ha messo 2 spicchi d'aglio piccoli. Spicchino, sì, uno spicchino piccolo e un cucchiaio di pinoli. Non ho visto le cifre. Non è vero, erano 2 cucchiaini. L'ho visto. Non lo farei mai. Adesso pesta pinoli con l'aglio e basta, quindi aglio e pinoli. Ma avete studiato voi la ricetta o non niente? Sì, ci abbiamo passato il cozzino con la ricetta, con i... No, ok. La nonna a casa. Ma quello sarebbe un disastro perché in ogni casa si fa un pesto diverso secondo me. Ma studiamo. Ogni tanto mi occupo di cucina. Quindi guardate come ha non tritato, perché non sono stati tritati, sono stati pestati perfettamente i pinoli. Pinoli ecco italiani, sottolineiamo. Esatto, di Pisa, in questo caso. Io sono livornese per cui sono dispiaciuta di ciò. Che in realtà si dice di Pisa, ma poi vengono dalla pineta di San Rossore, a Grosseto. Quindi... San Rossore tra Pisa e Livorno, tra per cui già meglio. Allora, quindi togli dal mortaio i pinoli. Poi mettiamo le foglioline, è bene usare solo la foglia perché così si fa meno fatica poi durante la lavorazione del mortaio. Contate le foglie ragazzi, altrimenti io ho un disastro. Il campione del mondo di 2 anni fa è arrivato alla finale del campionato mondiale contando le foglie e l'ha vinta. Era un farmacista che si è preparato contando le foglie e contando i pinoli. Le ragazze hanno tutte 10 matematiche per cui non avranno problemi al consumo. Vabbè, con un 7 ce la facciamo. Allora, io ho perso il conto, poi mi dite quante sono, queste foglie di basilico. Andiamo a casa. Basilico genovese! Perfetto, basilico genovese di Opissi. E che caratteristiche ha questo basilico migliori del mio cresciuto in terrazza, per esempio a Milano? Scusami, Ora, innanzitutto... Non vorrei essere nei panni del povero basilico milanese, ma a prescindere, no, è un basilico estremamente aromatico che non ha retrogusto di menta, non ha retrogusto di lavanda, non è amaro, è particolarmente delicata, anche la foglia è sottile e si presta perfettamente ad essere lavorato nel profumo. Questo sia per il clima che per anche la lavorazione che viene fatta in Liguria. Attenzione! Da quando do il via 20 minuti, i giudici gireranno tra di voi, giudicheranno e poi daranno i premi. 3, 2, 1, via! Come va da questa parte? Cambiano. Io avete capito come si fa? C'è una che ha chiesto il pomodoro, hanno capito proprio tutto, direi. Sì, dopo la manifestazione. Poi siamo stati in Ecuador e poi abbiamo fatto gare in Germania, a Stoccarda, in Francia, a Lione, a Marsiglia,
e poi anche a Genova e poi anche in Liguria, siamo stati a Savona, siamo stati in Piedi, abbiamo toccato un po' tutte le... Perfetto, ci siamo, io lì abbiamo un appuntamento che è tutti. E niente, come ogni anno c'è stato suspense fino alla fine perché insomma è sempre difficile, c'è un piccolo margine di qualità per riuscire a ripeto, ho imparato, è venuto in Liguria, approfondito, adesso ho tenuto corsi a Stoccarda per i tedeschi di pesce. Posso fare una cosa? Allora, ragazzi, vogliamo ricordare solo il primo premio alle ragazze, cosa consiste? Intrattenimento, assistente, intrattenimento davanti al tavolo. Certo, perché per tempo la quantità, ad esempio io non parlo di piano piano le ragazze stanno ancora più no, ma le ragazze non possono stare sì, sì, loro sì. Puoi ancora metterci qualcosa? Di caldo io non faccio niente. Mancano 5 minuti, ultimi 5 minuti. Un consiglio, alleggerite con un po' di basilico, se troppo salato. Ma dove volete tirare il culo arrivo, Qua l'olio è da fare, sembra favoloso. Sono fenomeni queste ragazze. È normale che abbiano sudato di più adesso che quando correvi? No, tutto basilico. Il pesto assolta. Era una bella spiegata. Sì. Attenzione, abbiamo la prima Mettemi con un po' d'olio già. Ha detto io beh, certamente perché non sono tutti 200 che sono qui. Non volevamo consegnare una targa di riconoscimento, di saluto, di ringraziamento in compagnia del presidente Grasso della Camera di Commercio di Savona, naturalmente alla nostra amica Tessa Gelisio, che riceve un applauso e anche un bouquet. Grazie di essere stata qui con noi, tutti i giorni ti guardiamo e ci rivediamo domani sera perché ci sarà anche lei nella serata finale in giuria a giudicare non più il testo ma la bellezza delle miss, forse è una cosa più facile, meno sofferente per i giurati. Domani ci vediamo in giuria. Ancora un applauso a Tessa Gelisio, direttamente dal pianeta mare, da Cotto e Mangiato, complimenti e grazie di essere stata qui con noi. Adesso consegniamo le targhe di partecipazione, gli attestati a tutte le ragazze in 30 secondi e dulcis in fundo la vittoria. Se ci sarà, magari non ha vinto nessuno, chi lo sa? No, ha vinto. Consegniamo anche qui gli attestati alle ragazze che le chiamiamo per nome? Non lo so, okay. Sì. Abbiamo Alessandra Ingrettoni. Ingrettoni. È un vecchio nome medievale. Che riceve la prima targa, l'attestato di partecipazione, Alessandra. Carina, Una delle miss finaliste che domani sera in piazza dei partigiani alle 21.30, ve lo ricordiamo ancora una volta, si sfiderà le altre ragazze per la fascia di Miss Moretto 59esima edizione. Ecco qui Alessandra, prego, viene premiata dai giudici con l'applauso del pubblico, poi chiamiamo Michela Bartolotta, che arriva da Padova, ciao Michela, anche per te. Andrea Dauria Villa, Andrea, arriva Andrea, poi abbiamo Beatrice Bertolino, la foto di rito con Tessa, con tutti i giurati, Palati Fini. Beatrice Bertolino, eccola qui, ciao Beatrice, anche per te. Una foto in mezzo. Jessica Bucci arriva, è andata a vomitare, forse dopo aver assaggiato il suo testo, no scherzo. Arriva Jessica, anche per te, foto di rito con i fotografi.
Ok, poi abbiamo Silvia Tramonte. Silvia Tramonte, un'altra miss in gara domani sera, che riceve l'attestato, la foto, ricordo. Poi abbiamo Simona Alessi. Simona Alessi, un applauso facciamolo, per tutti ogni tanto. Eccola Simona. Dalila Barilla, la Barilla, 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 Dalila Barilla, Dalila, 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 niente, Dalila, Isabella Pizzati, eccola Dalila, eccola Dalila, dove eri Dalila? Al bagno. Dalila detta la regina del sale, prego. Non diciamo perché, non diciamo perché, ma l'avete intuito forse. Detesta che la sta tenendo stretta dietro, si sta vendicando perché ha bevuto 2 litri d'acqua dopo aver assaggiato il tuo pesto. Allora, Isabella Pizzati, potevi prendere in bagno Dalila, se volevi. Isabella, prego, anche per te, fatto ricordo. Carol Enrico, speriamo che non sia la regina dell'aglio, perché qua si va. È la numero uno? Sì. Allora è lei, la regina dell'aglio! Ecco, manda a farlo apposta. Ecco, sfisa la regina dell'aglio, se l'hai assaggiato chiudi bene il sorriso, brava. Finito? Oh, un applauso, ancora. Mi piace perché le miss fanno tutto quello che diciamo, applauso loro all'ordine. Adesso, momento più importante, diciamo chi ha vinto? Lascio a te la parola Roberto, lo annunci tu. Allora, beh, ti ha dato un piccolo cappello, diciamo che a parte 2 o 3 pesti, diciamo che erano un pochino falsati dalla quantità di aglio e dalla quantità di sale, gli altri potevano essere utilizzati, perché poi diluiti nella pasta, ma li assaggiamo anche, diciamo così, proprio senza rete, però con la diluizione della pasta sicuramente si sarebbero potuti mangiare. E comunque, insomma, vista anche la giovane età delle ragazze, hanno fatto un bel lavoro e chissà che non abbiamo fatto breccia in qualche cucina nel futuro. Bene. Devo aggiungere anche che sono state bravissime, perché comunque hanno accettato questa sfida e già per questo meritano un grandissimo applauso indipendentemente dal risultato. Perché non è da tutti mettersi in gioco, e chi si mette in gioco ha coraggio e si merita veramente un applauso e un plauso. Devo dire che il giudizio è stato unanime. Quindi, leggiamo il nome, leggo io. Allora, and the winner is Andrea Dario. Prima voi il milanese, poi facciamo assaggiare il pesto milanese. Di Monza! Ti sei esercitata? Dici la verità, qual è il segreto? La mamma lo fa con i bimbi, quindi no. Non sono esercitata. Però sai riconoscere alla perfezione qual è il pesto buono almeno. Sì, vabbè, mamma lo fa buono. Mamma lo fa buono, è la prima volta che lo facevi tu? Io sì, ho fatto una volta con i bimbi, mi fa mezzo e schiaccio. Quindi col mortaio era la tua prima volta, non avevi mai fatto nulla col mortaio? No, ho fatto la speciale sassata. Quanti anni hai? 18 anni, ti auguro davvero un grandissimo successo anche domani sera, oltre che questa sera. Allora, un applauso ancora. Allora, naturalmente un applauso per tutti quanti i partecipanti, per la giuria, grazie a Tessa Gelisio, grazie a Roberto Panizza della Associazione Paratifini, a Marinella Mantovani Grasso, la vincitrice, come dicevamo prima, del campionato del mondo, Luca Costi, Francesco Di Biase, Zoe Pern, grazie Zoe, grazie al presidente della Confcommercio Savona, Miss Muretto in carica, e lei Lia Popescu, che ci saluta perché è sempre con noi in un'iniziativa ancora per qualche ora, perché domani le sarà tolta questa fascia e la indosserà una di queste ragazze. Ci vediamo in giro per Alassio, in giro per il Muretto. Questa sera le ragazze vanno a Lei Guaglia, alla Baia del Sole, a divertirsi un po'.